In compagnia di Stefania Craxi, è un nome e un cognome che conosciamo benissimo, non necessita di altre presentazioni, qui presenta a questo 13° congresso di Radicali Italiani, in nome anche di una antica vicinanza tra il padre Bettino Craxi e Marco Pannella, soprattutto negli ultimi anni di vita di Bettino Craxi, si rinnova insomma in qualche modo questa empatia? C'è più di un'amicizia tra due grandi leader politici, c'è un'affinità tra la cultura socialista e quella radicale, che sono due culture libertarie, libere, che hanno scritto in questo paese pagine di storia della libertà, pagine esaltanti, e quindi c'è molto di più di quello. Stefania Craxi, oggi è presidente di una fondazione, ecco, di cosa si tratta? La fondazione è la fondazione che porta il nome di mio padre, Bettino Craxi. Nasce, lui in alcune interviste che fece da Mamet poco prima di morire disse alcune cose che mi colpirono molto. Una volta disse: finché sono vivo mi difendo da solo, quando sarò morto chi mi difenderà? E l'altra intervista che fa è, dice, la storia dirà la verità. Non gli consentirò di scrivere la storia, è l'unica cosa che posso fare, e aggiunge: io parlo e continuerò a parlare. La Fondazione Craxi esiste per continuare a consentire a Craxi di farlo. Abbiamo di recente pubblicato un libro con la Mondadori che si chiama proprio Io parlo e continuerò a parlare, ed è una raccolta di suoi scritti da Mamet, che è impressionante perché non è un libro di memorie ma è un libro che parla dell'oggi, 20 anni dopo quella falsa rivoluzione che ha ridotto in briciole la nostra democrazia. Infatti questa qua è poi una domanda, peraltro penso che le abbiano un collegamento già fatto altre volte, ma lo ritengo storicamente inevitabile. È chiaro che oggi, con quello che, non so, prendiamo uno dei tanti casi, quello che succede per l'Expo a Milano, Venezia, insomma, questo Mani Pulite che sembrava effettivamente essere una svolta, un punto di svolta per l'Italia, poi non si è rivelato tale. Pare che in qualche modo si rigeneri questo germe della corruzione, del malaffare. Ecco, lei in qualche modo che tipo di risposta si è data? Cioè, è qualcosa che è connaturato nella gestione del potere in Italia e quindi inestricabile? E poi peraltro sempre poi alla fine la magistratura ha l'ultima parola in questo modo. Mani Pulite è stata una grande balla, perché se in realtà si è nascosto dietro la falsità della lotta alla corruzione che oggi c'è più di prima, la persecuzione di partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e che si finanziavano sì illegalmente ma per fare politica, che è cosa diversa dalla corruzione, che è un reato personale e come tale va perseguito, provato e perseguito. Quindi hanno fatto una grande confusione, hanno distrutto un sistema. La politica oggi non governa più i fenomeni in questo paese, non conta più nulla, contano altri, contano poteri finanziari che sono stati dietro quella falsa rivoluzione, e se l'inchiesta Mani Pulite, come ce l'hanno contrabbandata, voleva essere la lotta alla corruzione, mi fa piacere segnalarli che è completamente fallita. Stefania Craxi, un'ultima cosa le volevo chiedere, vedere se era, diciamo, valido un altro parallelo, cioè ho fatto poco fa un'intervista parlando del mondo liberale che è frammentatissimo e per questo ovviamente ha una capacità di incidere, di modificare, di cambiare o almeno provare a cambiare l'Italia, chiaramente limitata proprio per il fatto che è frammentato. Il mondo socialista si presenta, mi sembra, in un modo simile, anch'esso abbastanza frammentato, una storia socialista comunque gloriosa in Italia. Il Partito Socialista è stato distrutto nel 92, il suo leader costretto all'esilio, da allora non esiste più un Partito Socialista, esistono dei simulacri, la maggior parte dell'elettorato socialista ha votato centrodestra, la matematica non è un'opinione, sono rimasti alcuni gruppi dirigenti a sinistra, io li chiamo i socialisti della sottomissione. Io credo che sia viva una cultura, hanno distrutto il nostro bagaglio materiale, non quello ideale, ma certamente non un partito, e una frammentazione più dei classi dirigenti che dell'elettorato. Grazie a Stefania Craxi, le volevo chiedere a questo punto qualche riferimento per i lavori, per l'attività di questa fondazione, se c'è un sito, se c'è un luogo per informarsi. C'è assolutamente un sito che...
Sì, non c'è problema, adesso questa è una domanda che non avevo. No. Perché io mi ricordo l'email, comunque il mio email è s.craxi@fondazionecraxi.org e il sito è www.fondazionecraxi.org. Perfetto, grazie a Stefania Craxi, grazie ancora.